sorridente e soddisfatto. Vai. Eh? Quando vuoi partire? Siamo già Siamo già partiti. partiti. Sì, sorridente e soddisfatto. È un'impresa abbastanza importante. Non c'è niente di scontato, diciamo, per cui insomma ci dovremo dare da fare, vediamo un momentino se sarò più bravo della volta scorsa e se avrò un briciolino di fortuna in più. Roberto Papei, nuovo capitano della Civetta, diciamolo, Ciao, dice, sì, certo, sono, certo, chi è? oh, però sinceramente ti Dimmi. sei venuto bel coraggio, cioè Ma perché non è una coraggio, situazione diciamo proprio che c'è stata, sì, facile ora. vabbè, è una situazione un po' particolare dove in questo momento. Ah, tranquillo. Aspetta un secondo, posso? No, sei in diretta. Allora, Consu, ti richiamo tra un minuto, aspetta un attimo, per piacere. Sì, no, ci è voluto il coraggio di chi, diciamo, ha un po' vissuto certe situazioni antiche, dove ci ha sempre messo la faccia, dove il gruppo di tanti amici mi hanno sempre sopportato e supportato, per cui partiamo, Camillo, vediamo perché viene fuori, insomma, ecco. Come sta? Bella È emozione, una bella insomma. emozione, poi la vedi a te, c'è il telefono continuamente. Simona, ti richiamo tra un minuto, grazie. C'è stato tanto affetto, diciamo, da parte della gente di Siena. Questo mi fa più che la contrada, che sicuramente è comunque dato per scontato. La gente di Siena, diciamo, ha testimoniato tante belle parole, tanti bei messaggi. Mi fa piacere perché comunque io sono della Civetta, ma sono un senese puro sangue, per cui insomma, questa cosa qui probabilmente mi riconosce la possibilità, diciamo, di essere uno dei tanti, ecco, di tanta gente di Siena. Dicevo, il coraggio ce l'hai voluto perché non è facile, insomma, fare il capitano Coraggio in questa ci è situazione, con la voluto squalifica. Camillo, perché purtroppo si viene fuori da una squalifica di due pali, dove il mio mandato, qualora non avessimo la fortuna di uscire a sorte, sarà un mandato di 2 anni senza correre. Il coraggio ci è voluto perché in questo momento purtroppo per gli eventi che sono successi in Civetta c'è un pochino di confusione, c'è un pochino di spiazzamento fra tutta la gente, tra i giovani, tra quelli meno giovani. Però c'è stato, diciamo, da parte di una parte di contrada la richiesta di rimettersi in discussione e io ho avuto. Io non sono l'eroe Camillo, non sono nemmeno il salvatore della patria, sono uno che quando fa le cose la faccia ce la metto sempre e poi le sfide mi invogliano perché se no nella vita avrei fatto poco, per cui parto con questa Un credenziale. Beh, boh, lottatore, guerriero. mi ci provo. Ti richiamo tra un minuto, abbi pazienza. Vai, bisogna che. No, certo, Vai. è bello della diretta, poi come calma fare No, cose vabbè. così, capito, a caldo, perché Però, sono. come ti ho detto dianzi, ho piacere di parlarne all'Assemblea con i miei contraioli, con il mio popolo, spiegare i passaggi, le cose come sono andate. Dopodiché mi metterò sicuramente, perché è il vostro mestiere, a raccontare qualora e chi lo vorrà sapere come sono andati i fatti, come stanno le cose e tutto quello che vi serve giustamente Sì. per voi che fate questo mestiere, questo Allora, questa era lavoro. solamente una battuta a caldo, no? Perché sono più belle quando proprio fanno Sono ancora il sangue scorre. contento perché ho trovato un gruppo di ragazzi giovani che poi sono loro praticamente il futuro della contrada, che sono tutti invogliati e vogliosi di cimentarsi in questa nuova strada, questa nuova storia. Per cui questa cosa mi fa piacere perché andare a lavorare dopo 16 anni che non facevo più niente con un gruppo di ragazzi tra i 20, 30, 40 anni, con il loro entusiasmo, il loro incentivo, questa è una cosa che mi rende molto molto orgoglioso. È tutto un po' cambiato, ma insomma l'esperienza anche di Avitano ti serve sicuramente. Beh, è un palio sicuramente cambiato, l'esperienza di tanti anni fa mi serve per cercare di non ricommettere certi errori. Ci sono ancora fantini che correvano quando c'ero io, tra i quali alcuni l'ho montati. Partiremo andando a presentargli tutto il mio staff. Che devo dire? Boh, è un.
è una bella emozione, è una bella cosa. Ci vedo, poi si sarà civitato, forse. Penso di sì, penso di averla conosciuta in tutte le stagioni, ma ci vedo, per cui insomma... Credo di che mi ha dato tanto, perché poi ha dato più la civetta a me che io la civetta. Come dicevi, anzi, questi anni trascorsi non ho mai comunque in qualche maniera, sì, lasciato, perché giustamente c'erano altre dirigenze fatte da amici, gente che conosco bene, con le quali abbiamo condiviso storie giovanili anche dopo, per cui in buonissimi rapporti con tutti. E però, come ti dicevo, via via qualcosa ho continuato parlandone con loro, insomma non credo di essere proprio a digiuno di tutto. Chiudendo, che ti senti così in anteprima ai tuoi civettini? Beh, allora mi sento di dire che ringrazio innanzitutto la commissione per come ha lavorato, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, e sicuramente una mano tesa a lavorare anche con quelli che in questo momento hanno deciso di non votarmi, ma da parte mia c'è la massima volontà e intenzione di cercare di ricompattare il più possibile la contrada. Questo è quello che mi piace, questo è il bene della civetta. Io ti voglio ricompattarla, no? Certo. Perché poi te sei sempre stato un po' un trascinatore, no? Quindi da ragazzino Vabbè, d'altra parte voglio dire, ci sono gli avversari, io il massimo rispetto ho sempre avuto per la mia avversaria, perché è giusto che sia così. Per cui voglio dire, fa parte del gioco, finito quello si torna tutti a casa, o magari anche come facevano prima, a bere qualcosa insieme, un bicchiere di vino, tanto per far vedere comunque il Palio ha tanti bei valori. Un grandissimo in bocca al lupo e grazie. Grazie a te.